Ciao Antonio, non mi saluti? Ciao Anna, scusa, hai ragione. Purtroppo è tutto il giorno che sono ai fornelli e ho bisogno un attimo di dissetarmi. Fai bene. Grazie al bicarbonato e al magnesio recuperi i sali minerali persi lavorando. Ah, grazie. Io ti consiglio quella del mezzo litro. È più pratica da portare in studio. Giusto. Bene, tu che fai? Stai studiando le ricette? Guarda che sono io quello che cucina. Io sono già a 6. Ah, già la 6ª pagina del copione? Ma no, a 6 bicchieri d'acqua. Lo sai che per star bene dovremmo berne almeno 8 al giorno? Ah, bene, ne farò tesoro, Anna. E torniamo a noi invece, quest'oggi, a proposito di quei tagliolini del salmone, ci hai pensato? Questo appuntamento è offerto da Pasta integrale bio Granoro, un'esperienza di benessere. Forte classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Nuovo Arredo, da noi ti senti a casa. Ogni giorno, acqua amata, l'alleata del tuo benessere. Buona! Ora lo sai. Selezione Casillo. Farine e semole di alta qualità. Ai miei fornelli. Oggi giornata speciale dedicata alla pizza. Per lui la pizza non ha segreti. Sto parlando di Luciano Sorbillo, Luciano da Napoli. Ovviamente uno dice la pizza non poteva che essere napoletano, però non solo i napoletani, vogliamo sempre dirlo, sanno fare la pizza. Però diciamo quel quid in più, poi insomma tu diciamolo proprio, ce l'hai nel DNA proprio. Però ne avremo modo di parlare della tua esperienza di vita, della tua grande professione, e ci mostrerai tutti i famosi segreti che tu sai. Allora diamo gli ingredienti della prima ricetta. La pizza fritta di nonna Carolina. 1 kg di farina di tipo 1, 650 ml di acqua, 2-3 g di lievito, 25-30 g di sale, 30 ml di olio d'oliva. Per la farcitura, ricotta di latte vaccino, circa un cucchiaio, 30-40 g di salame, 30-40 g di fior di latte, un pizzico di pepe, una foglia di basilico. Luciano, quindi adesso ti lascio proprio libertà assoluta sul mio piano da lavoro Nuovo Arredo con tutte le nostre farine e gli ingredienti che ho appena citato. È un onore, fantastico. Se prendiamo l'acqua realizzerò l'impasto a mano per dare la possibilità alle casalinghe a casa di poter realizzare l'impasto con le proprie mani. Ma non parliamo solo di casalinghe. Parliamo di donne. Di donne, parliamo di femmine anche. Perché non sono sempre le casalinghe, le massaie. Io lo trovo un pochino dispregiativo. È vero. Perché io sono una casalinga, una massaia, però sono prima di tutto una donna e una mamma, una sorella. Troppe cose sono. Dirò di più, la pizza è femmina. Oh, meno male, ti sei salvato in corner. Vado a prenderti. Grazie. Dell'acqua specialissima, frizzante. Allora, visto che appunto tu sai tutto, ci devi dire perché utilizziamo in questo caso l'acqua frizzante. Perché diamo la possibilità di far attivare prima i lieviti. Dato che abbiamo un impasto che ci serve entro le 24 ore, io utilizzerò del lievito di birra e faccio vedere anche come, perché in realtà spesso le massaie... Le massaie... Aridanghede! massaia perché di solito è la massaia che è quella che sta a casa, è quella che prepara, è quella che subisce... È più dedita, diciamo. Passivamente noi che abbiamo sicuramente un ruolo totalmente diverso, no? Voglio dire, siamo quelli che rompono soltanto di solito. Cioè, stai parlando degli uomini? Io mi metto tra quelli che rompono. Che non ho capito bene la categoria, cioè di chef, di cuochi... Povere mogli che ci subiscono.
Che cosa stai facendo adesso io con il lievito? In realtà quindi? Ho preso un cubetto da 24 grammi, dividendolo in quattro parti ho ricavato 6 grammi di lievito, me ne serve la metà, ne utilizzo 3. Ok. Utilizzo 3 grammi di lievito non utilizzando la bilancia a 50 anni, di solito dopo 40 anni di mestiere queste cose le facciamo, ahimè, a volte ad occhio. Immagino, infatti poi quando ho elencato prima gli ingredienti ho messo cioè, la possibilità 35-40 grammi piuttosto che 2-3 grammi, che un po' uno va a occhio. Tu mi dicevi, perché mi preoccupavo per il fatto che non ci fossero stoviglie qui, attrezzi vari, tu hai detto io utilizzo solo le mani. No, solo le mani, ancora oggi l'impasto lo faccio a mano. Pensate che nel 1960, nel 70, l'impasto nelle pizzerie napoletane era rigorosamente a mano. Io mi ricordo quando arrivò la prima impastatrice nella pizzeria di mia zia Esterina, che è la prima di 21 figli. La famiglia Sorbillo diventa famosa a Napoli perché mio nonno Luigi, che era un grandissimo tifoso del Napoli, avrebbe voluto fare tutti i calciatori. Sbagliò articolo e fece tutti i pizzaioli. Morendo giovane, la nonna, morendo la nonna giovane, una delle sorelle, una delle primogenite, Esterina, zia Esterina, ebbe l'onere di dover crescere gli altri fratelli più piccolini. Okay. Non si sposò, era una bellissima ragazza ed è quella che ha cresciuto un po' tutti. Ha trasmesso un po' a tutta la famiglia l'arte della pizza. E invece questa pizza che stiamo facendo adesso è proprio dedicata a nonna? Questa è a nonna Carolina, perché nonna Carolina insieme a mio nonno nel 1935 aprirono una pizzeria nel centro storico di Napoli. Ah, ok. Nonna non solo ebbe 21 figli in 28 anni di matrimonio, ma di questi, oltre ad allevare i figli, stava in pizzeria e preparava gli impasti e faceva le pizze fritte. Ok. In realtà la pizza fritta a Napoli nasce perché era un mezzo di sostentamento per le famiglie. All'epoca le famiglie che cosa facevano? Di domenica mattina aprivano, soprattutto chi abitava a piano terra, aprivano i bassi. Te la devo tenere vicino? Perché vedo che continua ancora a metterla. Un pochino, sì. No, infatti voglio chiederti una cosa, scusa se ti interrompo, però è fondamentale insomma non perderci dei passaggi. Cioè, quando è che uno capisce che deve aggiungerci appunto dell'acqua? Quando l'impasto è pronto, secco. Quando non si attacca più vicino alla mano. Nel gergo tecnico del pizzaiolo sarebbe il punto di pasta. Ah, ed è okay. Quello che fa la differenza tra un pizzaiolo e un altro. Avrei notato che io ho messo soltanto l'acqua, la farina e il lievito in questo procedimento. Sì, certo. Non ho ancora aggiunto il sale. Mm-hmm. Il sale lo aggiungerò alla fine, perché per evitare il contrasto tra il lievito, che è un batterio, un fermentato, io non ci vado ad aggiungere il sale, che è un disinfettante. Visto che stai dando dei consigli, io direi di dare proprio i famosi hashtag consigli di Anna, che tu naturalmente darai in questo caso. Io sono semplicemente una supporter, cioè quella che serve per divulgare al massimo i consigli di voi professionisti, appunto per quanto riguarda la pizza. Vorrei che tu ci dicessi un errore da evitare, di conseguenza è una cosa invece assolutamente da fare per un impasto perfetto. Beh, l'impasto perfetto va fatto il giorno prima per il giorno dopo. Sì. Non sono i lieviti che agiscono. Spesso le persone credono di non aver digerito la pizza per effetto dei lieviti. In realtà non è così. Dimmi un po'. È per una cattiva scomposizione degli zuccheri. Quando gli zuccheri contenuti nelle farine, in realtà la farina contiene amido, quindi soprattutto le farine 00, non a caso io utilizzo le farine di tipo 1, rendono indigeribile il prodotto. I lieviti a 60 gradi cessano di esistere, quindi non vivono più. È una cosa fondamentale che tu mi dicevi, diciamo in separata sede fra di noi parlavamo, ma che io chiedo sempre dei consigli extra, cosa da non fare assolutamente aggiungere i grassi, ovvero l'olio all'impasto, giusto? L'olio, la margarina, i grassi animali, i grassi vegetali, non sposano assolutamente bene né col grano né con la pizza, assolutamente no. Alla se uno fine. Dovesse invece utilizzare l'olio, viceversa, si deve utilizzare esclusivamente... Alla fine, finito l'impasto, in realtà io mi bagnerò le mani giusto con l'olio, non solo proteggo l'impasto, ma do più forza all'impasto. In realtà l'olio
mi serve come collante, mi rinforza la maglia glutinica dell'impasto, quindi dà più forza alle proteine. Io ti ringrazio per questo, per questa cosa di aver ricordato appunto come va trattato l'olio all'interno dell'impasto, perché è un errore per esempio che io ho fatto. Una delle poche cose che veramente non riesco a fare è la pizza. Ogni volta un errore lo faccio. Vedi che e quindi adesso hai aggiunto appunto, come dicevi, il sale, che era l'ultimo ingrediente che aveva messo per ultimo, e più o meno ci siamo come impasto? Sì, o... è quasi finito. Ti farò vedere che non appena inserisco la mano, il dito dentro, vedrai che non si attacca più vicino alla mano. Nel momento in cui non si attacca più vicino alla mano, possiamo dire che il nostro impasto è pronto. E se dovessi dare una tempistica, quanto tempo di lavorazione occorre per ottenere insomma un buon impasto? Se dovessimo... con la mano su un chilo di farina siamo tra i 5 e 7 minuti, non di più. Ok, 5-7 evitiamo anche di riscaldarlo. Ok. Più l'impasto è caldo, più cresce prima, si accelera il processo di fermentazione e di lievitazione. Ok, mentre tu prosegui, ricordiamo che una volta terminato tutto questo massaggio, se vogliamo, all'impasto, occorreranno 24 ore di riposo a temperatura ambiente. 4 ore e mezza lo lasciamo fuori. Questo sì. Panetto adesso, l'impasto è quasi finito. Fuori. Io sto facendo una sorta di staglio, in realtà un po' come si fa la mozzarella. Vedo, vedo. Lo sto ossigenando per effetto di un'azione meccanica, sto inserendo l'aria all'interno del panetto. Sì. In questo modo qui, lo chiudo, termine tecnico, ecco, gli faccio quasi una chiusura, mm-hmm. Lo rimetto qui, a questo punto gli aggiungo un filo d'olio. Adesso la mia mano in realtà non fa fede, perché? Perché già questo è il dito, questa è la prova che l'impasto non attacca più. Ma faccio io, scusa, che ho le dita pulite a questo punto, come potete vedere. Non attacca più. È perfetto. Vado gli con l'olio. Un filo d'olio, perfetto. Io gli faccio un piccolo massaggio. Ho detto che era un massaggio, eccolo, mi sembrava qui. Perfetto come termine. Come dicevi, insomma, 4 ore fuori dal frigo, ambiente. Temperatura ambiente, dopodiché? Dopo lo possiamo mettere in frigorifero. Riporlo in frigorifero, il giorno successivo tirarlo fuori almeno 3 ore prima, e possiamo utilizzarlo facendo delle palline per fare delle montanare, oppure lasciarlo fuori direttamente in teglia e lo lasciamo a temperatura ambiente almeno 3 ore prima. Perfetto, allora mentre noi facciamo riposare la pizza ti voglio assolutamente mostrare dove io faccio rifornimento delle nostre magnifiche farine. Posso aiutarla? Buongiorno. Nella mia trasmissione avrò ospite un famoso pizzaiolo napoletano e ho scelto questa farina. C'è scritto pizza, va bene? Ha scelto la migliore. È il nostro sfarinato specifico per pizza. E se invece volessimo fare un impasto alternativo? Beh, le consiglierei un integrale per una pizza salutare con un po' più fibra. Beh, sarà contento il nostro nutrizionista. Direi proprio di sì. E qualche altro consiglio? Sì, dalla linea semole d'autore le consiglierei questo sfarinato di grano duro, quindi una semola rimacinata per una pizza più profumata. E se invece volessimo fare una pizza fritta? Certo, dalla linea semole d'autore abbiamo la panzerotti e fritti per un fritto meno pregno di olio, molto più leggero. Beh, le avete proprio tutte? Siamo gli specialisti delle farine. Certo, allora le prendo. Perfetto. Alla prossima. Buona giornata. Bene, trascorso queste 24 ore, il risultato del nostro impasto sarà quello. Vogliamo far vedere la tipo di consistenza. Come vedete qui sul nostro tagliere c'è della semola che naturalmente abbiamo utilizzato affinché la pizza insomma non si attacchi. E adesso il nostro Luciano chiaramente inizierà la lavorazione come dovrebbe essere fatta. Vedete che non c'è presenza di mattarello, cosa che io utilizzo sempre a casa, ormai non dovrò mai più usarla per la pizza, ma qualche altro secondo fine, darla in testa a mia figlia quando fa la monella, beh, un po' pesantino in effetti, quindi non lo utilizzerò più, perché va fatto esclusivamente con le mani, quella sarebbe la cosa migliore. Solo ed esclusivamente con le mani, non... Anche se in questo caso stiamo parlando di una pizza fritta, non la classica praticamente pizza con la grandezza, quelle classiche, questa è un po' più il piccola. Cibo, questo è il cibo dei, questo veniva chiamato il cibo dei poveri a Napoli, veniva data la possibilità a tutti di poter mangiare.
In realtà è come il panzerotto da noi qua, come in Puglia, il panzerotto dico, in Puglia, da noi. Nel 1900, già nel dopoguerra, davamo le pizzerie napoletane. Che cosa facevano? I bassi mettevano fuori un panno su di un tavolo, le donne, le mamme accendevano il fuoco, mettevano dell'olio a friggere, facevano delle pizze fritte. Come quasi tutte le ricette arrivano sempre per esigenze familiari, soprattutto per il sostentamento, per portare di solito. Si sono inventate tutte le più grandi ricette. No, ti volevo dire, cosa abbiamo messo all'impasto? Io ho messo della ricotta, io ho messo del salame irpino dolce, sì. Io ho messo un po' di parmigiano reggiano. Con questo criterio, quindi prima abbiamo spalmato un po' di ricotta. Poi gli mettiamo del fior di latte di Agerola. Sì, abbiamo dato gli ingredienti chiaramente, però volevo far vedere quello che stavi, commentare quello che si vedeva poi attraverso le inquadrature. Il pepe nero non può mancare assolutamente in una pizza fritta, è un ingrediente fondamentale. Perché? Cosa gli conferisce in più? A Napoli, quando entrano a Napoli, la prima cosa è, mi raccomando, che sia abbondante di pepe. E peperoncino? Il peperoncino no. Meno. No. Associo sempre invece la campagna al peperoncino, tutti, perché è tutto frizzicarello. Questo è il movimento, avviene la chiusura, infatti viene proprio come il classico panzerotto che nell'antichità veniva qui, sigillato con l'olio, addirittura veniva sigillato con l'olio, si evitava la farina perché la farina sporcava l'olio e quindi erano costretti a sostituire l'olio prima per conservarlo più tempo. Loro la chiudevano addirittura, la stendevano su di un marmo con dell'olio che era lo stesso che serviva poi per la frittura. Certo, la tua maestria insomma non è proprio da tutti, vedi, la perfezione, non esce nulla. Questo è il sistema. No, adesso davvero, la guardate che sistema all'interno della non pentola. Me l'aspettavo, stavo dicendo no, l'ha già rovinata. Mi ho inguaiato la pizza. Con la temperatura dell'olio per 10 secondi. 180 gradi. 170-180 gradi. Basta contare fino a 10, come sto facendo io in questo momento nonostante stia parlando. Poi girare subito la pizza dall'altro lato. E perché fa queste bollicine? Questo è l'effetto della maturazione dell'impasto. La giro da quest'altro lato perché non do la possibilità alla bollicina di rompersi, perché se si rompe la bollicina l'olio entra all'interno. In questo modo qui facciamo una procedura proprio tipica partenopea, che mentre la pizza galleggia e vive nell'olio, noi la chiamiamo l'annacquata. Ecco, non faccio altro che buttare l'olio bollente, l'annacquiamo un po' e diamo, non solo diamo colore, e diamo struttura alla guardate, pizza stessa. Guardate che bello questo lavoro, capito? La pizza sta bella spiaggiata, tu gli fai un po', Ah, che bella, sta proprio godendo, proprio sto così, bella, pace. I tempi di cottura più o meno vanno dai 2 ai 3 minuti, non di più, 3 minuti perché dobbiamo consentire agli ingredienti che abbiamo messo all'interno cuocersi bene. Di sciogliersi, il fior di latte si deve sciogliere, la ricotta si deve cuocere, se no corriamo il rischio che lasciamo la pizza, l'involucro esterno caldo e l'interno freddo. Ed è una cosa che sarebbe un sacrilegio nella città della pizza. No, io certo, spesso certo. Dico che io sono uno di quelli che dice che la pizza non ha padri e né padroni, ma è soltanto il frutto di una genialità di un popolo. Sì, ma quella è tanta passione anche, ma si vede che tu lo fai con passione. Riuscire a con modificare. Questa calma ci metti, però questo tipo di impasto, volendo, avremmo potuto metterlo anche nel forno? Potevamo fare una bellissima focaccia. Ah, ok. La potremmo condire con degli ottimi pomodori pugliesi. No, perché devi sapere che voglio dare un po' di alternative. Se noi facciamo fritto adesso, poi con lo stesso impasto faremo anche la seconda ricetta, quindi facilissimo. Se avete a casa, avete preparato una bella quantità di questo impasto, lo utilizzeremo anche per una seconda ricetta che sarà dolce, però con gli stessi ingredienti. Questa è la cosa molto divertente, tutto diciamo sempre a favore della campagna antispreco. Ma perché dicevo questo? Per dare delle alternative, perché ogni volta che noi facciamo il fritto qua ai miei fornelli abbiamo come ospite la nutrizionista del giorno, che non sa più cosa fare, si deve mettere le mani nei capelli. Meno male che se le mette nei suoi, perché non potrebbe neanche mettersene nei tuoi, non essendoci. Quindi che cosa ci dirà oggi la nostra Romina? Veramente qualcosa di prezioso sicuramente ce lo dirà. Dirà che abbiamo utilizzato degli ingredienti di primissima qualità magari, però insomma certo, salvare il salvabile sarà molto difficile, caro mio Luciano Sorbillo da Napoli, che sei venuto qua a prenderti una bella batosta dalla nutrizionista. Prendo un attimo il colafritto. Intanto io
preparo un bel piattino. A questo punto, visto la forma, ho deciso di prendere un piatto bislungo, così per fare giacere la nostra pizza fritta di nonna Carolina. Tutti i tipici accessori che si trovano in una bellissima cucina di casa. Dimmi di cosa hai bisogno. Perché... Un po' di carta, grazie. Un po' di carta. Un po' di carta, un po' di carta. Aspetta, per asciugare. Aspetta, aspetta, per fare un po' assorbire, diciamo, perfetto, l'olio in eccesso, cosa che si fa con tutti i fritti. La pizza fritta è pronta. Quindi te lo metto sullo scolapasta. Grazie mille, grazie. Però ho sempre paura che dopo me la... Però sai cosa fai, ovviamente, me la acciacchi tutta quella bellissima pizza fritta. No, ancora? Dopo, adesso la tagliamo anche, facciamo vedere. Va bene così? Perfetto, grazie mille. Non, sono stata istinto come avere... lo farei io a casa, chiaramente. Perché sai che io sono cucino e poi mi piace riproporre tra l'altro tutte le cose, quelle che sono in grado di fare. Adesso è pronta la pizza fritta. Questo di Luciano Sorbillo. Questo è il risultato della pizza fritta napoletana, detta battilocchio. Ah sì, eh? Detta battilocchio. Battilocchio. Mentre li facciamo, diciamo, assorbire un po' l'olio con la carta, noi vi lasciamo per un po' di pubblicità. Ma se vi va, come diciamo sempre, tornate qua!